Le origini e la storia dell'asilo ormai sono che un fatto compiuto, un ricordo lontano da non lasciare morire perché è viva testimonianza dell'amore con cui i promotori e la popolazione fecero sorgere questa istituzione per il bene dell'infanzia novaterre. Ecco che il giorno è sorto, urlano le sirene degli stabilimenti per chiamare a raccolta le mamme e i papà che vanno a prestare la loro fatica ogni giorno, tranquilli però di sapere che c'è un'istituzione, l'asilo, la scuola materna, pronta ad accogliere i loro bambini per custodirli, vigilarli, crescerli in sapienza e in virtù. E il tempo libero dei nonni viene sapientemente utilizzato. Godono un mondo stringere le manine dei loro nipotini. L'alba e il tramonto si uniscono. Comincia così la giornata dell'asilo, la giornata dei nostri bambini. Sono tanti. Attualmente 280 frequentano l'asilo. La giornata comincia attraverso l'incontro festoso dei bimbi tra di loro, i quali vengono educati alle cose più elementari, ma anche più significative, come sono appunto quello di togliersi il cappotto, le scarpe, di avere un posto per ogni cosa e ogni cosa ha il suo posto. Un piccolo contrassegno posto nell'alto degli armadietti dà la possibilità alla fresca memoria del bambino di imprimervi il simbolo e di non dimenticarlo mai più. Questo è il mio, è l'espressione che nasce nel cuore del bimbo quando incomincia a distinguere l'oggetto e il simbolo del proprio armadietto. E così i primi innocenti scambi di sorrisi, darsi la mano, cominciare a stare tra i bambini e sviluppare il senso della persona e della socialità. Vivere insieme. Ordine e pulizia. Ecco l'attenzione di tutte le mamme. Lo ricorderanno anche a casa il loro simbolo, la casetta, la foglia. E se i primi giorni i bimbi mostrano un visetto piuttosto melanconico, è proprio l'arte sapiente delle suore che fa loro, ad agio, vedere come l'asilo non sia che una loro seconda casa, una famiglia più grande. E premura di chi presiede all'insegnamento è proprio questa. Dare la sensazione di una pausa serena fuori casa. Questa pausa, lo insegnano i grandi pedagoghi e gli educatori, costituisce un modo di intensificare l'affetto anche fra i genitori e i bambini, poiché ogni volta che i bambini lasciano la casa o ritornano a casa, hanno un motivo di riflessione interiore. E il bacio della mamma e del papà rinfresca ogni giorno l'affetto. Thank you.